Vi volevo dire che essere cristiani è una cosa concreta. Non è più un devozionismo, non basta più, non basta più. Neanche l'espressione della fede bellissima del passato, non basta più. Adesso c'è la concretezza della fede. Cioè dire, o la fede ce l'hai e cammini nel buio perché hai una luce dentro come la lampadina tascabile che ti fa camminare nel buio, oppure, come purtroppo stiamo vedendo oggi, vivi nella paura, nella preoccupazione, nel terrore. Ti alzi la mattina con la paura, così, e la tua mente è impegnata solo ad elaborare preoccupazioni. Ma guardate che si vive veramente male così. Ecco perché essere vivere da cristiani significa vivere anche nelle tribolazioni, vivere nella pace. Prendete il mio giogo sopra di voi, il giogo è la realtà di ogni giorno. Prendete il mio giogo sopra di voi perché il mio giogo è soave e leggero. Guardate a me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Ristoro. Tu in qualunque situazione ti trovi ristoro in Gesù. E voi lo sapete, il Salmo, il Signore è il mio pastore, che dice, anche se passassi per una valle oscura, la stiamo vivendo oggi nel mondo la valle oscura, no? Ma lo vedete, basta accendere il telegiornale, tu t'accorgi dell'oscurità. Te lo puoi vedere il telegiornale, a condizione che la tua luce è il Signore. Se no, spegnilo, non te lo vedere il telegiornale, che ti viene la depressione. Tutto negativo, ma tutto. E la cosa che mi ha turbato, vi dicevo a proposito di telegiornale, è stata la notizia che la famosa pillola del giorno dopo, adesso non ci vuole neanche la ricetta. Invece di comprarti le caramelline, ti compri la pillola del giorno dopo, va bene. Dice, sì, ma spero che siano almeno persone adulte. Ma che adulte? Hai 12 anni? Ti vai a comprare la pillola, è tutto a posto, e fai quello che vuoi. In un mondo di buio si stanno facendo ancora leggi di buio. Ma ve ne rendete conto? Quella senza che neanche lo prescrivi il medico, che lo sanno i genitori, va in farmacia e si compra la pillola del giorno dopo, che è abortiva fino a 5 giorni, dove già in embrione esiste l'essere, esiste il corpo con una sua identità. Nascerebbe una persona che è unica nell'universo. Se tu la sopprimi anche quando è in embrione, sopprimi la vita, sopprimi l'essere. Dice, ma è così piccolo che non si capisce niente. Ignoranti. Ma come? Dice che la scienza ha raggiunto vette altissime e non ti rendi conto, e la scienza stessa te lo dice che è un essere umano, unico e irrepetibile. Io faccio quello che voglio. Capito? E questo per me è stata una notizia sconvolgente, dopodiché ho detto, Signore, ma questo mondo lo metto nelle tue mani. Pensaci tu, Gesù. Noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte. Nel nostro piccolo, ma che volete che siamo noi? Siamo piccole gocce. Ma guardate che l'oceano è fatto di gocce. Se ogni goccia dell'oceano dicesse, ma io non sono oceano perché sono una gocciolina, l'oceano non esisterebbe. Ma noi siamo gocce che costituiamo la Chiesa, e per Chiesa intendo il corpo stesso di Gesù, non nel senso di istituzione. Tu, io, noi siamo corpo di Gesù. Ecco, questo è quello che il Signore vuole farci entrare in questa realtà. E soprattutto in questo tempo, rendetevene conto dell'importanza che ha ognuno di voi. In questo buio le persone hanno bisogno di una parola, di una luce. Questo è il momento buono che noi ci mettiamo in campo, in campo. È stata molto bella la parola di Dio. E adesso ci diamo un'occhiatina per vedere come nella realtà concretamente
questa parola si incarna nella nostra vita, perché la parola di Dio vuole incarnarsi, la parola di Dio cerca un corpo, cerca te, perché se no la parola di Dio resterebbe come un romanzo, lo leggi ma non te ne frega niente. La parola di Dio, dice, è come una spada che raggiunge proprio il più profondo del tuo essere, fino a toccare, dice, il midollo delle ossa, che è una metafora per dire la parte più profonda di te. E non ritorna, e questa in un altro passo dice, non ritorna a me questa parola se non opera ciò che io voglio. A quello non ce n'è fregato niente, bene, ha operato. Cioè dire che a quello non gliene frega niente, ok, e il giudizio è questo, la luce è venuta a te e tu l'hai rifiutata, la parola ha compiuto la sua missione anche per coloro che non gliene frega niente, ma per coloro che l'accolgono questa parola porterà frutto, ma tranquillo, lo porta, ma dice ma io non mi accorgo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, la parola porterà frutto nella tua vita. Quanto frutto? Non lo sappiamo. Ce lo dice il Vangelo quando dice che questa parola è come un seme che viene gettato nel terreno dei cuori delle persone. Nei cuori di pietra questa parola non fa niente. E poi ci sono le spine che sarebbero le preoccupazioni. Tante persone sono prese dai propri pensieri che la parola, ma non gli interessa, la vedono così estranea alla loro vita, così distante dalla loro realtà e dalla loro storia, che non gliene frega niente, non ci pensano che quella parola li può salvare. C'è stato un periodo della mia vita che se non c'era la Bibbia, la parola di Dio che arrivava a me, penso che mi sarei disintegrato per quello che stava capitando, le cose. La parola di Dio mi ha fatto scoprire che c'è un piano superiore, che c'è una dimensione più alta per vivere, perché forse la mia dimensione era troppo terrena. Tutta una benedizione, anche questo, una scoperta, la parola di Dio. Ma molti non l'agganciano alla loro realtà, la vedono estranea, sta parola che va nelle spine. Ma c'è una parola, ma ci sono cuori che sono dei terreni, che non hanno spine, non ci sono pietre, ma che accolgono. E questa parola dà frutto quanto? Dice dove il 20, dove il 50%, dove il 60, dove l'80 e addirittura dove fruttifica il 100%, ogni chicco di grano 100 spighe, bellissimo. I vostri cuori sono terreno fertile, se no è chiaro, non sareste state qua, perché dici ma che ce ne frega a noi, perché dobbiamo perdere tempo, che potevo andare al supermercato, per dire. Ma è stata bella oggi anche la parola di San Paolo, che conferma un po' quello che abbiamo detto: se vi lasciate guidare dallo Spirito non siete più sotto la legge. La legge è un'interpretazione materiale dello Spirito, della fede. Ma anche nella Chiesa, per legge, tu giudichi severamente gli altri. Dice che cosa significa vivere secondo la carne, perché c'è un modo di vivere secondo la carne, la fede. Tant'è vero che vedi persone, tu, che è una vita che stanno nella Chiesa, ma non differiscono affatto dagli altri, dalle persone gelose, invidiose, maldicenti, non differiscono da niente. Questo è il modo carnale di vivere la fede, cioè dire non cambia niente nella tua vita, cambia solo che vai a messa oppure, non lo so, fai parte di un gruppo e a volte l'egoismo che c'è in te si trasferisce nell'egoismo di gruppo, ecco perché un gruppo è contro l'altro. È un modo carnale di vivere la comunione nei gruppi, nelle cose. E da dove si vede questo? Dal fatto che a volte un gruppo è contro l'altro. E allora io mi faccio gli interessi del mio orticello. E quello è niente, si è in contrapposizione. Questo significa vivere secondo la carne. E se vivi secondo la carne nella Chiesa, appartiene ad una categoria ben precisa che si chiamano ipocriti, scribi e farisei.
Mi piace tantissimo quello che ha detto San Paolo, ma io non sono né di Paolo né di Francesco, non sono di nessuno. Io sono di Cristo e mi faccio tutto in tutti. Che identità c'ho? Sì, ma chiunque mi chiama, io sono dentro il rinnovamento, sono qui, sono con voi. Gli ex allievi, ma lo sono stato da sé, ma chiunque mi chiama, le guardie d'onore, va bene, ma vi assicuro che qualunque gruppo. Non faccio distinzione. L'unica cosa che penso è, ma in te c'è lo Spirito, ma in te c'è Gesù. Se c'è Gesù sei a posto. Puoi fare parte di qualunque cosa, non mi interessa. Io so che tu sei di Gesù ed è l'unica cosa che interessa. Tutti quanti noi dobbiamo avere questo cuore universale, universale, che io appartengo, Gesù appartiene a tutti. Avere questo Spirito, se no si cade. Nel modo di fare degli scribi e dei farisei, se questo vive in una parrocchia, ma non si vede Gesù da nessuna parte, non si vede lo Spirito, perché quello che è vero, autentico, che non muore e che ha una potenza eccezionale è lo Spirito Santo che abita in noi. Se tu lo lasci agire, lo Spirito Santo è potente, tu diventi potente, ma non potente della mia potenza. Potente dello spirito che abita in me, cosicché tu operi come se operasse Gesù con la stessa sua potenza e gli altri se ne accorgono. Tu non dici una parola e gli altri si accorgono. Si emana luce, che è la luce dello Spirito Santo che abita in te. Ma queste esperienze le dobbiamo fare, dobbiamo entrare in quella dimensione più alta che vi dicevo, è importante perché oggi il mondo sta vivendo un periodo storico critico, unico, apocalittico. L'Apocalisse, se noi la leggiamo, anzi, potevo leggere anche l'Apocalisse, la prossima volta leggiamo l'Apocalisse e ne parliamo perché mi pare che questo tempo sia veramente apocalittico. Stiamo vivendo l'Apocalisse, di questo ne sono sicuro, ma non semplicemente perché ci sono tanti morti, tanti malati. Quello certo è un'espressione dell'Apocalisse, ma c'è un'Apocalisse ancora più grande, ancora più grave che l'Apocalisse delle menti e dei cuori. Il mondo ha perso l'orientamento, ha perso lo spirito, il mondo si è perso in questo deserto senza Dio. Nel deserto lo sapete perché il popolo ha sopravvissuto? Perché lo guidava Mosè. Se qualcuno è andato nei paesi arabi, ci si accorge e ci si rende nello stesso tempo conto del simbolo che nella Bibbia è il deserto e del viaggio che questo popolo fa nel deserto. Uno capisce tante cose da questa immagine materiale, capisce tante cose spirituali. La nostra vita è deserto. Dove te ne vai? Nel deserto che c'è? La via Venezia, la via Butera? No, non c'è niente. Niente. Allora, se non c'è la guida, se non c'è il pastore, dove te ne vai nel deserto? E dov'è la terra promessa? Qua, qua, qua? Dov'è la terra promessa? Mosè, che è immagine di Gesù, guida questo popolo, guidato da Dio, no? Dio gli dice dove andare. E questo popolo dietro a Mosè arriva nella terra promessa. Adesso il mondo è un deserto. Seguiamo Gesù e arriveremo alla terra promessa. Ci arriviamo. Il nostro punto di riferimento è ben netto, ben preciso, è Gesù. E quindi scartiamo tutti gli atteggiamenti ipocriti di scribi e di farisei. Puntiamo direttamente su questa luce che è Gesù, che è lo Spirito Santo, quello che Gesù ha promesso, che ha inviato lo Spirito Santo. E vi assicuro che lo Spirito Santo non è schizzinoso, non dice no, no, da quello non ci vado. Lo Spirito Santo non fa così. Lo Spirito Santo è espansivo, vuole diffondersi, infatti riempie tutto l'universo. Qualunque parte dell'universo che è immenso,
è abitato dallo Spirito Santo, ha una potenza incredibile. Nel libro della Sapienza addirittura tenta di descriverlo. È uno spirito, dice, sottile, delicato, penetra ogni cosa. E le anime delle persone aperte, sincere, vengono illuminate dallo Spirito Santo, questa luce meravigliosa. Quindi lo Spirito Santo non disdegna nessuno, solo che se, mentre attraversa l'universo e no, i nostri cuori, se trova buio, se trova barriere, dato che è uno spirito purissimo e delicato, dove non c'è un cuore puro, non può entrare, perché non può coesistere la luce e il buio, assieme non possono stare, o c'è la luce o c'è il buio. E lo Spirito Santo ti attraversa e tu accoglilo. Non ci mettere come barriera i tuoi pensieri, sì, ma e fai lavorare la testa, ma lascia perdere. La testa è un organo materiale. Lascia che lo Spirito Santo ti accarezzi, lascia che lo Spirito Santo ti ami, lasciati amare dallo Spirito Santo, lasciati accarezzare da Dio. Ma questo sperimentalo ogni giorno. Lavora meno con la testa e più col cuore. Apri il tuo cuore. Fai silenzio la mattina mettendoti davanti all'amore e lascia che quest'amore ti attraversi. E tu, e che faccio io? Niente, non devi fare niente. Lasciati accarezzare. Come la persona che ti ama di più al mondo, ti accarezza e tu ti lasci accarezzare. Non è che fai tanti pensieri. Lasciati accarezzare dallo Spirito di Dio. E questo ti darà una forza anche fisica. Tu ti senti pieno di energie. Quando lo Spirito abita in te, ti dà questa cosa qui, tu fai tutto, di tutto e anche di più, e rimane in una pace, non sei più stressata, non mi parlare che devo fare tante cose, sono nervosa, e chi si può avvicinare a te? Nessuno, perché già sei stressata di tuo. Con questo Spirito affronti le cose con una lucidità mentale, che prima mandavi a quel paese, che adesso invece no, sei gentile. Tuo marito non ti riconosce più, dice: ma che ti è successo? Ma che ti sei fatta una canna? Che sei successo? Ma no! E invece no, ci devi dire: no, guarda, c'è una cosa che è veramente forte, invade l'universo, che è lo Spirito di Dio. Questo abiti in me. Però non glielo dire, perché se no dice allora veramente te la sei fatta. Non glielo dire, devi solo amare per mostrare. Amare, amare. Quello è il linguaggio che noi dobbiamo usare, non parole. Troppe parole non vanno bene. Meno parole diciamo e meglio è. Meno pensieri facciamo e meglio è. Dobbiamo semplicemente lasciarci amare ed amare. Basta. È finito, questo è il tuo compito. Non devi fare altro. Vedete com'è bello e nello stesso tempo è semplice. Non dice, sai, io non è che ho studiato teologia, ma lasciala perdere, lasciate amare, ama e sei a posto, sei perfetto come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Che di questo ci è stata fatta anche la catechesi. Spero che la possiate ascoltare tutti. Mi raccomando, appena arrivate a casa, un sorriso. La prima persona che incontra un sorriso dice: ma quello già mi ha guardato male. Non ti preoccupare. Certo, con la mascherina guardate che se da un canto non si vede la bocca, che mi dispiace, per sì, mostrare amicizia, sorrido, benevolenza, sorrido, no? Tu ti accorgi che sorrido e mi sorridi pure tu. Adesso questo non si può fare più. Io sorrido, ma tu non lo sai che sto sorridendo. Così che allora se tu non lo sai, che cosa, come ti accorgi? Gli occhi. Adesso io più che mai guardo gli occhi, non guardo più la bocca. E questo qua non vi nascondo che mi piace. Mi piace perché se prima guardavo la bocca che parlava, adesso guardo il cuore perché gli occhi effettivamente sono lo specchio dell'anima. Un cuore tenebroso, ma te ne accorgi? Guarda gli occhi sfuggenti, gli occhi così, t'accorgi. Quindi benvenga la mascherina perché stiamo imparando una nuova comunicazione che è la comunicazione degli occhi che mi sta veramente bene. Anche qualcosa di buono c'è.
c'è e noi dobbiamo trovare il buono in tutte le cose, in tutte le cose. Comunicare con gli occhi significa comunicare col cuore. E non vi nascondo che forse una persona ipocrita e farisea non può più dire parole doppie, no, perché gli occhi ti tradiscono. E allora vediamo questa bellissima opportunità della mascherina e parliamo agli altri col cuore. Prima si sorrideva con la bocca, ma il detto, gli occhi si stanno sorridendo, non l'avete sentito? Sì, gli occhi ti sorridono. Gli occhi ti sorridono, quindi non c'è bisogno neanche di guardare la bocca. Gli occhi ti sorridono, perché è lo specchio dell'anima. Se il tuo cuore è positivo, gli occhi tuoi sono limpidi, belli. Guardati allo specchio quando tu sei incavolata. Quando siete arrabbiati, ricordatevi della parola di Pio. Vai in bagno, oppure se hai uno specchio vicino, e ti guardi. Guardati, fatelo, non vi sto scherzando, fatelo. Ti guardi nello specchio e ti spaventi tu stessa. Viceversa, dopo aver pregato e esservi lasciati amare da Dio, guardatevi allo specchio. Ma come siete belle, belle, i tuoi occhi, bellissimi. Un cuore pieno d'amore di Dio. Gli occhi sono sempre belli, sempre, sempre. Perché dovete sapere che noi siamo un tutt'uno. Noi siamo delle anime incarnate, anime incarnate. L'anima comunica al corpo. Se l'anima è luminosa, il corpo tuo sarà luminoso, lo dice Gesù. Se il tuo cuore, se il tuo occhio è luminoso, tutto in te è luminoso e tutto vedi luce. Quindi vedete, noi siamo un tutt'uno, anime incarnate, siamo entità spirituali in una carne che ci è stata data da Dio. Quindi siamo un tutt'uno, anima e corpo. E questo, il corpo, traduce l'espressione e la realtà dell'anima. Quindi cominciamo a curare queste cose. Vabbè, mi raccomando, se ti arrabbi guardate allo specchio.